Dai, Luca. Luca, che sta accanto al microfono. Dimmi, scrivimi. Luca, ma che sta succedendo? Io devo staccare il microfono così. Tu scrivimi, io. Se non arrivano qua i messaggi, scrivi sul telefono.
me è arrivato Selic per Fiat e sommare per Sega. Sega, metti qualcun altro. Bamba, fatto proprio fuori. Meglio uno morto che lui. Questa la posso pure lasciare, non la imposti. Fa pure qualcos'altro, forse, c'ho tanto. Piazza Giove, lezioni alti, rotazioni alti. Chitarra, falsa al centro, falsi terzini. Ah, sei fortunato, non gioca Cavani. Marcatura stretta, linea bassa, difende, parola di rigore, contropiede, piede in pressing, chi? Allora, ci stanno due di marca, c'è sta questa qua, marcatura stretta che fa parte delle tattiche avanzate, e poi c'è sta marcatura stretta proprio come impostazione, che sta qua, che non la usa mai nessuno. Allora imposti due marcatori, vedi? La mette fonte e su Mbappé o Icardi o Gabriel su Mbappé o Icardi. Su Icardi o Gabriel o Icardi. Poi ce lo mette chi te pare, lo mette un attaccante. Io ogni tanto la uso. Raramente. Conte su Mbappé,
Gabbia sul gatto. Ah, pure la terza, 3 minuti. Vediamo che succede. Fa mancarlo dalla panchina, forse su Maria. Quattro, le monete infinite, quindi io ne pensavo solo un paio. È stato ieri. Ok. Su Mario, su Mbappé e Gabriel sul, come cazzo si chiama, su Icardi. Infatti già è dura in campo, qui dalla panchina vedo proprio possibile proprio. Vabbè, andiamo, dai. Al centro e controllare. Ricorda, grossa al centro che è in alto, contropiede a sinistra. Tutto Gaetano. Ti cambiate la maglia, se è possibile. È gialla porta fortuna, è gialla o bianca? Già non scegli già. Già lo abbiamo. Che c'è parecchio ritardo stasera con la connessione. Mi sono dimenticato di vedere i risultati, mannaggia. Cioè, se mi stai scrivendo giallo adesso vuol dire che arriva un minuto dopo. Ritardo ci avremo. Naturalmente notte invece giorno. È vero, sì, non si sta accorgendo. C'è tutto chiuso.
Ah, non c'è la commissione tua solita. Cosa la per quello. Io te do i contatti, che dove stai sotto casa sulla panchina a vedere la partita? No, Remy, perché fai così, Remy? Mettiamo solo. Ma quindi si è sposato? Lui l'ha iniziato abbastanza al coraggio, questo che invio di merda di magnano, però non stai sbagliando virgola, porca. Futuri suoi, perché senti futuri tu. Vabbè, magnano ha sbagliato l'invio, verratti. La partita è andata, sfiori il gol, poco dopo lo prendi. Diciamo che matematicamente sei ancora in vita, però ah sì? Vabbè, quindi domani, io domani non ci sto praticamente, ci sto solo la sera, perché devo accompagnare mia figlia a Roma, che poi vanno a Andrea qualcuno. La sera potevo pensare a iniziare. Le continua la suprema, sì. Anche se mi pare vedere che prima gioca sarebbe Dick, quindi. Ma se non ci sono, si controllava meglio. Se no devo riuscire a far giocare Dick prima che accompagni il tonnello. Vanno a piancare alle 9. Torno, faccio giocare la partita a Dick, così la sera stanno sbloccati magari. Che poi sbloccati fino a un certo punto, perché mi sta pure Francesco. Suo pagliatore se lo dia sempre prima della formazione, quasi sempre, non sempre, immagino che desidera poi. Vabbè, domani fa pure vicino, sempre se non recuperi qua, anche se
speranza gli ultimi a morire. Tiene integro quel filo che tiene appesa la speranza del mio. Per meno male che un gioco che è cose non va avanti, tanto mi sta un bel po'. Ma pure qua ogni anno non trovo un peccato, devo dire, su questa specie di tiro grosso, cazzo, no? Poteva respingere un po' più alto forse, però vabbè. Veramente chiudiamo la puntata, così pessimo, e fai un complimento. Là con sto Xega, porco, che non c'è sta Xega, manco un panchino c'è sta. Insomma, lì, ma loro stanno a uno. Mai vista una squadra 1. Fuori Gaetano, che Sanchez? Sanchez mi ha scritto trequartisti con il Sanchez. Che esclusione, Gaetano.
questi soci che ti fanno bere qualcosa, mi dà la grappa, che ti fanno bere? La Rambuca, il Veneto. Mica si scherza. Vabbè Luca, tu in casa domani sera ci stai per il derby. Che se riesco a far giocare Jacopo la mattina. Se riesco a trovare un buco la mattina e fai giocare la partita sua, la sera noi siamo i secondi, mi pare. Aspetta il controllo, ma mi pare che eravamo i secondi. Quarta giornata. Sì, siamo i secondi. C'è sta Jacopo, Borussia Juve. Poi Milan Inter. Liverpool-Napoli, quindi dopo Davide, si potrebbe pure fare come stasera. Poi però si bloccava perché c'è Francesco che blocca Simone e questi vanno a sabato mattina, poi, venerdì mattina. Bene, bene, ci sono, non so perdere. Chi gioca in casa? In San Milan. Milan-Inter. Io ho Milan-Inter, Paris Saint-Germain-Milan e Milan-Wolverhampton. Tu c'hai Milan-Inter, Inter-Liverpool e Atletico Madrid-Inter. Ok, su pezzo poi lo canto io, mai stato in via. Comunque è difficile, sta cazzo di suprema sì. Veramente difficile. 0-1, vabbè, dai. Con l'Atletico, secondo me pareggi con Milan e Liverpool e vinci con l'Atletico. Potevamo fare il Toto schedina pure. Potevamo fare il Toto schedina 8 partite. Over under, gol, e 3 fisse. Sono 8 partite, no? Giusto? 8 partite. 5 doppie e 3 fisse. Chi vince se vi è un giocatore? Non so se sceglie prima un giocatore da mettere come premio, se no se lo sceglie dopo fra una lista di giocatori. Non è male come idea, pensaci. Sta coppa dei lupi. Come basta non giocare più? No, se in che senso? Cioè sempre i risultati sulle partite della Suprema League. Chi lo gioca? Posso gioca? Se c'è tutti a PlayStation 4, vediamo qualunque torneo così proprio noi. Però
Adesso non voglio che c'è una PlayStation 4 prima adesso. Tipo già Simone non so, ce l'ha, Dick non ce l'ha. Tu non ce l'hai. Davide ce l'ha. Francesco non ce l'ha. Io a FIFA ero, no, non voglio dire ero bravino, ero normale. Vincevo, perdevo, facevo belle azioni, facevo cagare, quello che so. Alternavo comunque le prestazioni. Mi piaceva molto più giocare contro la CPU però, a FIFA. Avvelenavo di meno, ma tanto vincerà la cosa, vincerà la coppa. Sono curioso perché praticamente chi vince la coppa va pure di diritto alla prossima Suprema Serie, capito? Davvero sti bastardi. Ma io lo dico, ma sta sul cazzo loro a tutti perché non si è preso mai nessuno. Cioè hanno fatto tante competizioni a 5 stelle, eh. Nessuno gli ha mai passato il cervello di questa squadra. Che praticamente è fra le più forti del gioco, forse la più forte proprio. Ah, si su Ultimate Team. Quanto veleno. Ultimate che FIFA. Io ho giocato un paio di mesi quest'anno, un paio di prima. Prima che poi l'accannavo, l'ho accannato, si è perso pure il disco, non sa più trovare. Cioè il disco della custodia è sparito. Però l'avevo comprato, l'unico gioco, il primo gioco che compravo all'uscita, ho detto quest'anno gli fa una pazzia, non l'ho mai fatto in vita mia. L'avevo comprato prima, ho giocato un paio di mesi, ho fatto la squadra su Ultimate Team, fra lo schifo generale, che comunque sì. A parte che era cambiata come non lo ricordo io, anche la modalità, ma poi il gameplay è ridicolo. Io lo ricomprerò quando sarà a 10 euro, 15 euro. A prendere bisogna prenderlo perché comunque bisogna continuare la collezione. Quando costa pochissimo. Prima pure adesso. Winning Eleven veramente. Si chiamava. Con i giocatori giapponesi, c'erano un paio di. Le sillabe giapponesi per tradurre, a forza di tradurre i giocatori. Chiedici a Simone, chiedici. Sta Giancarlo, un amico nostro che ormai si. Sapeva leggere il giapponese, se, il giapponese si legge a sillabe. PES da metà anni 90, Winning Eleven, fino al 2008, poi al 2008 ha cambiato, sono andato a FIFA. Questi là sono rimasti. Primo gioco di Winning Eleven, di PES, nonché Winning Eleven, si chiamava International Superstar Soccer, la versione europea. Quella giapponese è Winning Eleven. Traducevamo i cosi, i nomi.
dei giocatori. Praticamente mettevamo, lo so, sai come a dire. Praticamente mettevamo le sfide amichevoli ai calci di rigore, così praticamente quello che il commentatore diceva il nome del giocatore che tirava il calcio di rigore e noi vedevamo il numero, in base a quello andavamo a cambiare il nome e mettiamo il nome del giocatore. Qualche volta non si capiva, lo diceva, però più delle volte si capivano. No, la mia è 95. Vabbè, comunque andiamo a vedere chi ha vinto qua. Papà, Chi si è portato a casa la coppa. Che cos'è? No, questo è la verità. Se lo apri ti scoccio la verità. Non mi piace. mi apri Lo la lascia. coppa. Papà, mi apri la coppa. 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 Mi apri
Aspetta, mo lo apro, aspetta. Fammi vedere una cosa. Allora sei qua. Informazione. Hai visto che mi sogno bello? La voglia, hanno messo lui. Qua. Hanno messo il disegno bello. Bello, tonnellate di rigore. Ti piace questo disegno, papà? Madonna, quanto mi piace. Mi piace moltissimo. Ma vorrei farmi il tatuaggio dove disegno. Non devi comprare per me. L'Inter. L'Inter ha vinto i rigori. Altro. Altri. E poi San Gerino. E dove vai? Il gol Martinez 18, Miami 18, mazza l'Arsenal se non sono qui gol assist Ozil e Ceballos 5, Brozovic 4. Vabbè, l'Inter vince la seconda Coppa dei Lupi, mi pare sua. Ragazzi dei rigori, ho capito, se hai vinto ai rigori o no, ai rigori, è a... No, ai rigori. Che cosa? 4 a 4, sì. Come è scritto? Sì, come ai rigori. Che vuol dire 4 a 4? Però ha vinto l'Inter, perché quelli viola vincono. Ma non la posso scegliere, amico mio. Magari da prima spinta morale per la suprema, sì. Sta vittoria. Vabbè Luca, dai, ti devo salutare. Che schifo, che brutto vestito. Ti devo salutare qua, sono stato invaso. È quasi finito? Dai, a domani. È finito? Bella. È finito?